Ciao a tutti, sono Federico Faccioli, questo è il canale La Ghigliottina che racchiude tutti i nostri progetti questo video si chiama Come diventare modello, modella, fotomodella, fotomodello. E lo sto registrando in presa diretta, quindi amo la sincerità e voglio dire cosa ne penso di tutto, e quindi non è stato preparato nulla. E su questo canale potete trovare altri miei video, e la mia pagina è su Facebook, è Federico Faccioli Almo Study Page, mentre su Instagram Federico Faccioli Official. Allora, come è nata l'agenzia di modelli e modelle The Model Agency Italy? Allora, è nata innanzitutto da una passione, ok? Nel senso che come skater sono sempre stato fotografato e mi ricordo i tempi dei rullini, insomma, soldi buttati, diciamo così, se non viene bene il trick. Lavoriamo per una decina di brand forti. Trovate la nostra lista clienti sulla pagina Agenzia di modelle e modelli del Model Agency Italy, oppure sul mio profilo privato, sull'immagine di copertina, oppure sul mio LinkedIn. Allora, parto subito con una provocazione. Il 99% delle persone che in Italia si definiscono modelli o modelle non lo sono, ok? Fa bene all'ego, fa bene a essere fighi, fanno bene i like, ma sono like finti. Io sulla mia pagina o sul mio profilo Instagram ho più di 10k follower e sono veri follower e follower che mi comprano tutto quello che fa la mia associazione o i miei libri, eccetera. Mentre se una ragazza inizia a mettere le foto seminuda su Facebook o su Instagram, riceve dei like fini a se stessi, in cui ha solo speso del tempo e non riceverà mai nulla. Allora, la nostra agenzia perché è diversa dalle altre agenzie? Innanzitutto siamo una startup no profit supportata da un'associazione culturale e quindi noi non intendiamo fare lucro di questo, ma intendiamo crescere assieme agli aspiranti modelli e modelle. Di solito un'agenzia per farti un corso, un book, eccetera, andate a fare un giro su internet, ti può chiedere anche fino a 10.000 euro. Noi non chiediamo nulla e diamo una percentuale altissima alle foto che vendiamo o ai video in cui partecipiamo. Come funziona il tutto? Allora, innanzitutto dovete guardare la pagina, c'è sulla prima riga la descrizione di cosa dovete fare. Avete un contratto regolare per un primo incontro in cui si faranno delle foto che sceglierete voi, ok? E si spederanno i clienti. Nel caso ovviamente inizia ad essere una cosa grossa, c'è il vero contratto nel quale siete modelli professionisti. E ovviamente
Siamo 8 persone dentro, non siamo 8 imprenditori, siamo 8 persone amanti della moda, e un brand, un modello professionista, una modella professionista, eccetera, un commercialista amante della moda che ci segue. Quindi ecco, abbiamo realizzato tutto con ottima precisione. Serve una liberatoria, una privacy, e ecco. Quindi praticamente, se leggete sul primo post, voi mandate le vostre foto, vi sarà inviato un test, e dopo vi saranno inviate delle FAQ, che sono molto semplici, sono le domande frequenti. Devo pagare qualcosa? No, non devi pagare nulla. Ricordati che per un book si può pagare anche 2000 euro da un fotografo, che lo chiamiamo fotografo perché è uno che magari è lì dilettante, ecco, e boh, le foto dove vanno. E in giro ci sono un sacco di truffe, concorsi dove sborsi 3000 euro per poi non avere offerte di lavoro. Noi abbiamo le testimonianze dei nostri modelli e delle nostre modelle, che possiamo mettervi in contatto, assolutamente. E non dovete avere parte IVA. Ogni modella sceglie come essere fotografato, quindi siamo un'agenzia che non è una nazi agenzia, ma sceglie da solo, ovviamente con i consigli nostri. Io personalmente ho lavorato per X Factor, ho fatto un video con le Iene, ho lavorato per Sky, Mediaset, Rolling Stone, e Vans, insomma, vabbè. I like, cioè adesso la modella cosa fa? Intanto scrive modella, che comunque non è vero, perché se sei modella devi dichiararlo sul 730, il modello unico. Ha un Instagram pieno di like, ma cosa gli servono? Non gli servono a nulla. Noi puntiamo sul cartaceo, che ci piace tantissimo, abbiamo le mail di la metà degli imprenditori italiani della moda, e ricordo che alla domanda dove trovo le referenze del fotoportfolio dell'agenzia, allora noi, cioè, una frase provocatoria che dice: vedi poche foto sul web perché noi le vendiamo ai giornali, non regaliamo al web. Fate un giro in edicola. Ecco, e è un ambiente difficilissimo, un ambiente pieno di rivalità, perché facciamo tutto ciò gratis? Perché abbiamo bisogno di appunto nuovi modelli e nuove modelle, e perché abbiamo una richiesta di lavoro assurda. La nostra sede è legale a Verona, la nostra sede operativa è a Jesolo. Potete guardare sulla pagina quante offerte di lavoro abbiamo, quindi vi formiamo gratuitamente. Io mi chiedo come una ragazza possa spendere 5.000 euro per farci un book, un corso di postura, un corso di dizione, un corso di come ci si muove in passerella, c'era scritto su un sito assurdo, quando in realtà la moda sta tirando tutta dalla nostra parte, cioè dalla parte alternativa. Ripeto, i ragazzini si vestono con le Vans, con le Converse, con i risvoltini,
con i jeans strappati, con la cresta, con i tatuaggi, ed è quello che ci stanno richiedendo le riviste. Però ovviamente prendiamo in esame anche tutti i tipi di modella di modello e lavoriamo da Miss Italia, che è qua a Jesolo. Attenzione che non rischi una denuncia. Un'agenzia non può partecipare a Miss Italia, può aiutare le loro modelle a compilare tutto il modulo, che è una cosa difficile, e supportarla nelle varie fasi, che comunque è una fase molto difficile per partecipare alle selezioni. Lavoriamo da questo settore al settore, diciamo, che è prima di Suicide Girl, cioè nel senso foto, diciamo così, artistiche, sexy, però non arriviamo a quel livello lì. Abbiamo una dignità e abbiamo una lista clienti talmente ampia. Diesel quest'estate mi ha ospitato alla sua festa insieme a un sacco di VIP, e di certo non perdiamo tempo per pensare al mondo che va più in là, cioè della modella sexy, anche se è un paradosso che se ho fatto vedere a mia madre una foto che ho fatto, mi dice: "Oddio, Madonna, in realtà era una ragazza che suona la chitarra di spalle, vestita, si vede la schiena", e gli ho ricordato di Belen Rodriguez che è andata a Sanremo con la patata di fuori. E quindi noi cerchiamo nuovi modelli, nuove modelle. Scusate se ho fatto un discorso un po' un ambaradan, ma su tutti i miei siti trovate sulla pagina tutte le informazioni dettagliate, contratti, eccetera. Mi piace essere sincero, mi piace parlare così in presa diretta, aprire Movie Maker e fare un video. E per contattarci potete usare la pagina Facebook oppure il 329 4195014. Non dovete pagare nulla, facciamo delle foto, le scegliamo assieme, le mandiamo ai clienti in base alla tua scelta, e se le foto piacciono vengono vendute e hai il 50% di provvigione senza dover mettere nessun tipo di fattura, perché siamo una no profit e quindi tutto quello che riceviamo lo riutilizziamo per i nostri intenti, che sono promuovere l'arte, lo sport, e la bellezza. E quindi ecco, ricordati che il 99% delle ragazze che dicono di essere modelle non lo sono. Ti aspettiamo nella nostra sede Jesolo e per scattarti delle foto. Informati quanto costa un book, quanto è stupido andare in un gruppo a scrivere di fare foto in TF. Ricordo che il TF è illegale, prendere 50 euro in nero è illegale, e il fotografo poi cosa se ne fa delle foto? Ma non lo so. Ricordatevi che siamo 8 persone che sono unite, tra cui brand owner, modelli professionisti, fotografi con 50.000 euro di attrezzatura. Abbiamo una sede operativa paurosa con piscina e riva al mare e nulla. Grazie mille e i contatti ce li avete e spero che avete apprezzato la mia sincerità registrando questo video così era buona, ma sui miei siti, che ve li ricordo, cioè la pagina è Agenzia di Modelle, Modelli di Modella Italy. E il mio Instagram è Federico Faccioli Official, la mia pagina Facebook è Federico Faccioli Almost Study Page. Lì capite dove siamo arrivati. Mentre questo video sembra un po' un dilettante, ma è solamente perché è la passione che mi spinge a fare queste cose. Vi ringrazio e a prestissimo.